Ogni anno parto entusiasta per fare l'albero. Poi arriva il primo filo di luce, il secondo filo di luce, e dico: ma chi mi ha fatto fa? Cioè, è enorme, è enorme. Oh, che aspetta, no, no, amore, no, aspetta, no, no, aspetta. Buongiorno, siamo ritornati più sconvolti che mai. Principessa, principessa, ma buongiorno, buongiorno. Ai, ai, ai. A Giulia gli abbiamo comprato un nuovo tappetino. Questa è della cucina. Vi faccio vedere che, vabbè, lei ormai sta libera, però lei ha fatto in totale 4 cacche tutta la notte. Ma sei brava! Sento che molti di voi mi dicono: ma come fai? La mia mi fa la cacca pipì. Non c'è né pipì, cioè guardate ragazzi, perfetta. E solo quattro caccoline. Perché lei è una cucciangella. E ciao. Tu c'hai fame e non le vuoi le coccole, vero? Che c'hai famona? Finito il fieno. Ora gli ricarichiamo il fieno. Vorrei evitare di fare troppe videoriprese da davanti, almeno prima che io mi trucchi. Però vabbè. Niente, quindi ecco, siamo super fortunati perché Judy è bravissima. Io un pochino l'ho educata, nel senso che quando lei spallinava in giro, prendevo le cacchine, gliele facevo vedere e gliele rimettevo in lettiera. Però ragazze, cioè, dopo una notte, poi lei ormai sta libera, insomma, lo sapete, pure la notte, però ovviamente devo chiudere la porta della cucina perché è l'unico luogo qui in cucina dove non ci sono prese, non ci sono fili, insomma, io devo stare tranquilla. E lei c'ha il suo cuscinetto che non è quello perché ho cambiato fieno e ha avuto una reazione di diarrea praticamente, cacche molli, ora sono ritornata al vecchio fieno e quindi tutto a posto. E che altro dirvi? Niente, ora gli preparo la colazione. Gli ho fatto l'insalata con radicchio che gli piace tantissimo, solo che era in frigo e lo lascio un po' a temperatura ambiente. Siamo ritornati più chiacchiericci che mai, come vedete, io non mi fermo, non so questo vlog quanto verrà lungo, perché la mia idea è di vloggare sia oggi, oh, ciao, che domani. E quindi così. Che altro dirvi? Niente, vabbè. Poi dopo vi dico quando sono un po' più sistemata. Vorrei evitare di fare troppe videoriprese da davanti, almeno prima che io mi trucchi e mi lava. Però vabbè. Niente, quindi ecco, siamo super fortunati perché Judy è bravissima. Io un pochino l'ho educata, nel senso che quando lei spallinava in giro, prendevo le cacchine, gliele facevo vedere e gliele rimettevo in lettiera. Però ragazze, cioè, dopo una notte, poi lei ormai sta libera, insomma, lo sapete, pure la notte, però ovviamente devo chiudere la porta della cucina perché è l'unico luogo qui in cucina dove non ci sono prese, non ci sono fili, insomma, io devo stare tranquilla. E lei c'ha il suo cuscinetto che non è quello perché ho cambiato fieno e ha avuto una reazione di diarrea praticamente, cacche molli, ora sono ritornata al vecchio fieno e quindi tutto a posto. E che altro dirvi? Niente, ora gli preparo la colazione. Gli ho fatto l'insalata con radicchio che gli piace tantissimo, solo che era in frigo e lo lascio un po' a temperatura ambiente. Niente, allora, siamo ritornati più chiacchiericci che mai, come vedete, io non mi fermo, non so questo vlog quanto verrà lungo, perché la mia idea è di... intanto cambio luce. La mia idea è di vloggare sia oggi, oh, ciao, che domani. E quindi così. Che altro dirvi? Niente, vabbè. Poi dopo vi dico quando sono un po' più sistemata. Buono. Mi fa ridere.
Mi sto facendo un tè perché sono stata parecchio male questi 2 giorni. Poi dopo vi dico. Eccoci qua. Niente, allora sto bevendo il mio teino perché il tuo yogurtino, mi hai buttato tutto il coso sul cellulare, yogurtino, perché praticamente, perché mi segue su Instagram, ieri, che era venerdì, non sono potuta andare al lavoro perché stavo malissimo. Ho sbagliato tazza. Ho preso un virus gastrointestinale terribile che ho preso appunto dai bimbi della materna e delle elementari. Purtroppo è un virus che prende proprio il tratto dello stomaco, quindi vabbè. Non voglio scendere in particolari, comunque ecco, da su e da sotto, terribile. E poi un dolore allo stomaco allucinante, vabbè. Oggi sono un po' ripresa, oggi mi sento molto molto meglio. Quindi mi bevo sto tè. I programmi per oggi, vogliamo fare l'albero di Natale. Il nostro albero è enorme, ci vuole un sacco di tempo. E niente, quindi ecco, oggi faremo l'albero di Natale. Oggi e domani, sabato e domenica. Qui è arrivato il gelo, credo anche da voi. A parte la Sicilia, non so se anche in Sicilia fa freddo. Staremo 2 giornate insieme. Giudi! Il nostro primo Natale insieme, Judy! Ma che gliene frega, questa pasta e mangia. Aspetta. Tutte La 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 la. queste cose. Aiuta che sollecco. Tieni. Alice è felicissima per Natale. Quanto sei felice? Tanto. Quest'anno lo vive proprio. Boh, dice che è emozionata, vero? Sì, sono Sei emozionata di essere. Ecco il nostro albero. Qui ci sono le palline, sempre uguale, eh. Quest'anno non ci impazziremo con le lucine perché l'anno scorso le abbiamo piegate bene e legate col filtiferro. Aspetta. Ok. Stanno i resti della guerra. Lontani? Mo? Devi salire sulla sedia, sì, vabbè. Aspetta, ma quella è finita. Vado, Così ti può finire. Tu già vai a salire. No, non lo tirare, non lo tirare. No, devi salire sulla sedia, faccio, devi salire sulla sedia. Allora, abbiamo messo le luci. Quanti fili erano di luci? 5. 5 fili di luci. E niente, ora mettiamo tra un po' le palline. Io non ce la faccio più, già mi sono stufata. Se mi dai le mollette, mettiamo Non ce queste l'ho intanto. Le le mollette di Natale, mollette. sì, Non le c'hai. trovo. Sì, c'hai qua. Voglio mettere qua tutto il filo di Natale. Ogni anno parto entusiasta per fare l'albero. Poi arriva il primo filo di luce, il secondo filo di luce, e dico: ma chi mi ha fatto fa? Cioè, enorme, enorme. È un albero enorme. Quindi ora abbiamo fatto un attimo pausa, preparo il pranzo e poi mettiamo le palline. Però abbiamo sistemato l'angolo qui della parete attrezzata. Allora, qui abbiamo messo la renna, perché siete così male? La rennetta, qui vabbè, c'è FIFA. E qui ho messo Family che si accende, guardate che carino! Oh, ma che devo, me l'ha regalato mia zia e mia cugina, Non devo so se ancora funzionano mettere. quei Sì, video. ce la faranno i nostri eroi. Quindi Family, qui metteremo una foto. E questa è quella che mi hanno regalato al compleanno. Devo comprare una bella candelotta. E niente, per il resto stiamo così. Ora prepariamo qui palline, palline. Ah, e abbiamo messo questo qui, il filo. E ora metteremo qualcosa che scende. Il cellulare si vede male, non so perché. Perché si vede male? Forse si è. Anzi, Alice sta già cominciando a mettere le Hai visto quello cosine. del bavito? Ma quello sta Brava, lì. Adi. Bagno, non ti temo. Ma per prima cosa, piccolo Eufido, intanto mi pulisci. Oh, guarda, mi specchio.
piccolo Wefi, ciao. Vai. Intanto tu mi spolveri. Lascialo. Lascialo. Dice uno si riposa. Sabato e domenica si riposa. Ma di che? Stamattina non si riposa. Però non fai la telecamera. Lo sta? Sta dietro di te. Io mi sto a cartapino. Oh, che aspetta, no, no, amore, no, aspetta, no, aspetta. Cioè, ma voi avete capito cosa è successo? Non ce la faccio. Cioè, avete capito cosa è successo? Io ho messo la telecamera per chiacchierare con voi. Gerardo non solo me l'ha impallata, ma come me l'ha impallata? Questa è la prova che nulla è studiato a tavolino, ma qui appunto è la vita vera, è questo che mi preoccupa. Pensa se io dovessi mettere telecamere nascoste cosa uscirebbe. Mamma mia, che risate. Oh, grattacu. Come sempre io il sabato e domenica cambio mobili. Cioè, questa è una situazione in casa. Allora, niente, ho levato praticamente una libreria, una piccola colonnina che stava qui, l'ho levata. E dov'è? E l'ho messa qui in bagno. Così mi sto sistemando tutto. C'era prima questo qui, ho levato il chiodino. Questo lo levo. E praticamente vi faccio vedere che sto costruendo il mio portaspazzole. Questo è un cartone che avevo, che non butto mai niente. Quindi ora ci voglio mettere, questo l'ho fatta io, ci voglio mettere questo qui e poi il fiocchetto. Carino, no? Alice dà il tocco finale. Perfetto, bravissima. E voilà. Portaspazzole in 2 minuti. Mi piace? Anche questi avevo fatto io, porta bicchierini e porta palettine. Ora è il momento delle coccole, vero? Non le vuoi le coccole? Non le vuoi? Che c'hai qui? Com'è? Tesorina, tesorina. Tesorina, tesorina. Quando ti butti a letto è la fine, perché non ti alzi più. Allora, dobbiamo andare a fare la spesa. Non mi va, non mi va, non mi va. Madonna, come sono rossa. Che belle bolle. Dobbiamo fare la spesa perché dobbiamo fare dei dolcetti. Ma che schifo fai? I Raffaello, quelli al cocco, capito? Vi do la ricettina, è super facile. E poi dovremmo comprare qualcosa per cena. E ovviamente mi metterò un mollettone, una tutazza. E sarà proprio oggi che incontrerò mezzo paese. Ecco, una barbona. Cioè, guardate, tutazza brutta. Che peraltro sono due pezzi differenti. Sopra c'è la felpa nera e sotto c'è il pantalone petrolio. E dice, no, tranquilla. Poi vabbè, faccia che vi dico. Finito? No. Così lo rompi? Se lo rompi lo regala un altro bambino che lo tiene sicuramente con più cura. Spesa fatta, pausa pizza. E coca, grazie. Guarda. E guarda, che ti sei fatta? Questo. Abbiamo tutta spesa a macchina. Ah. Ah. Buona, oh, ma che bello, baciato dal sole. Dal tramonto, sempre questi rossetti. Parabà. Ma mi devi dare le buste. Io non ce la posso fare. Ma questa pesa. Lo fai? Guarda che può riscende, eh? Io non c'ho parole. Ci stiamo accingendo a fare un ciambellone molto semplice che ho fatto vedere anche su Instagram.
ed è praticamente la ciambella con lo yogurt. Questi sono gli ingredienti semplicissimi. Ad Alice hanno regalato questo kit molto carino dell'IKEA e lei oggi vuole fare giustamente la sua ciambella. E voilà, pronti per andare in forno. Questo è mio. Questo è tuo. No, dico, ho anche lo zucchero a velo rosa glitter. Sì. Allora, tu tieni questo. No. Ecco, brava, tieni questo. Mettilo sopra. Beh. Wow, che bello. Perfetto, perfettissimo. Sei contenta? Sei soddisfatta? Lo voglio tagliare? No, lo tagliamo a cena. A cena, lì. Ma lì, ma come sei piena di bolle? Ma che è? Fritto stasera. Olive scolane, però insalatina, ragazze. Olive scolane fritte, ma insalatina. E poi sto facendo le panatine. Evviva il fritto! Io non friggo mai, veramente, sono brava. Però oggi è sabato, dai. È vero che noi non friggiamo mai? No. Le olive ascolane le facciamo sempre al forno. Ma tutto? Sono bravi, tutto al forno. Ah, dice, niente, oh, pur di mangiarla si sta ustionando. No, ma il rossore delle mie guance. Assurdo. Abbiamo acceso i termosifoni. Oh, comunque niente, ora ci vediamo. Il contadino cerca moglie. E ho cotto un po' troppo il mio ciambellone, invece quello di Alice l'ho tirato fuori un pochino prima ed è venuto molto più buono. Niente, ora ci vediamo. Il contadino cerca moglie e poi ce la andiamo a dormire. A me mi fa male tutto. Ah, pure la spalla. E quindi niente, domani rivloggo. Grandi vloggoni questo weekend.